I'm gonna jam your landing gear. Make it stop from year to year. And you will fly higher than the clouds have gone. Sicuramente in questo congresso si sono rafforzati alcuni concetti che noi stiamo vivendo in tutti i congressi degli ultimi 2 o 3 anni, e cioè che abbiamo cambiato un po' il modo di curare le persone, abbiamo molti più farmaci a target molecolare, questi farmaci sono sempre di più e i target sono sempre di più. Quindi se io dovessi dare una conclusione direi che si sta alzando un po' di polverone. E quindi questo genera un po' di confusione su che cosa fare, perché avendo tante opportunità teoriche, con farmaci che sono da una parte molto cari e dall'altra apparentemente efficaci, ma in popolazioni molto piccole, non sappiamo bene se usarli insieme alla chemioterapia, se in sequenza, se tra di loro ce n'è uno che è meglio di un altro. E quindi posso dire che si rafforza la mia percezione che da questa nuvola di polvere probabilmente verranno fuori un sacco di spunti per fare una ricerca migliore, perché abbiamo molte più opportunità di prima. I messaggi sono sicuramente due: uno, che ormai si cerca di curare popolazioni che hanno dei bersagli molecolari specifici con farmaci che vanno a colpire quei bersagli. Il secondo è che questi tipi di farmaci, nemmeno nei tumori solidi, non guariscono la malattia e quindi possono servire a curare la persona nel tempo, e quindi esiste un problema molto sostanziale, che è quello di decidere come usarli, se usarli in prima battuta, se usarli in sequenza, se usarli in combinazione con le terapie tradizionali, e se usarli anche su malati che non hanno il target, perché potrebbero in qualche modo avere un target che noi non sappiamo, e perché qualche volta pensiamo di conoscere le cose ma in realtà non le conosciamo, e quindi ci sono questi aspetti. Sicuramente io spero che il regolatorio, che le agenzie regolatorie comincino ad accettare l'idea che non possiamo continuare a fare studi su grandi popolazioni per vedere comparativi su grandi popolazioni per vedere piccole differenze. Dobbiamo fare studi su popolazioni mirate per vedere grandi differenze. Questo è economicamente più sostenibile e dal punto di vista dei malati è più giusto, perché darà più opportunità a malati di ricevere terapie appropriate e a malati che non dovessero ricevere la terapia giusta di essere un numero sempre minore, e quindi è anche eticamente più corretto. Questo sicuramente è un aspetto della nuova ricerca. Sono due cose su cui è interessante fare delle considerazioni. La prima è che da un certo punto di vista è vero che, come detto prima, questi farmaci non guariscono le persone, per cui si possono ottenere dei vantaggi che sono temporanei, o come intervallo libero da progressione di malattia, oppure anche in termini di sopravvivenza, quindi un endpoint di efficacia, ma nella popolazione di pochi mesi. E questo può voler dire tante cose, può voler dire che c'è una piccola popolazione di pazienti che hanno un grosso vantaggio, oppure c'è una grande popolazione di pazienti che hanno un vantaggio modesto. Vi faccio due esempi nel melanoma. Il melanoma, l'ipilimumab, è un farmaco molto costoso che si dà per un periodo molto limitato e ha una quota di pazienti che sono long term survivor senza progressione di malattia che è in circa il 20%. Quindi vuol dire che l'80% di questi malati probabilmente non beneficia in maniera significativa, ma quel 20% molto. Vemurafenib è un farmaco sempre nel melanoma che in una popolazione selezionata che ha una mutazione di BRAF ha una percentuale di impatto di regressione di malattia molto elevata, 80%. Stessa cosa che succede con crizotinib nel tumore polmonare, che succede con gefitinib o con Tarceva Erlotti nel tumore polmonare, però sempre per un periodo limitato. La differenza è che questo tipo di risultati in realtà nel momento stesso in cui sono comparativi con la chemioterapia sono interpretati come dice lei, però possono rappresentare un'opportunità in più per questi malati.
perché possono rappresentare un trattamento, per esempio per Moratinib, molto efficace, molto rapido a intervenire in una malattia che non risponde al trattamento chemioterapico, in un paziente che morirebbe in poche settimane. Magari guadagna del tempo che può servire a lui per vivere il compleanno della figlia, il Natale con la famiglia, magari una vacanza, e però anche avere un'altra opportunità per riprendere una terapia diversa in una condizione di malattia magari meno avanzata, perché è stato controllato da questo trattamento, e quindi giocarsi una chance in più. Ovviamente questo è un concetto di strategia, e purtroppo i risultati dal punto di vista economico vengono misurati invece sulla singola azione, non sulla dimensione complessiva. L'aspetto economico è un aspetto particolare, perché effettivamente noi investiamo molto per ottenere dei risultati parziali ancora, però non dimentichiamoci che la sopravvivenza mediana di un tumore del colon è quadruplicata in 10 anni circa, è passata da poco più di 6 mesi a più di 2 anni negli ultimi 10 anni, e questo significherà qualche cosa. Sicuramente non è molto, però chi deve decidere queste cose deve decidere se investire in questo o in comprare armi che servono per uccidere le persone o costruire strade o non so, però chiaramente non è, noi ricercatori chiaramente caldeggiamo come missione quella di andare avanti nel cercare di dare maggiori opportunità di cura alle persone che sono malate, è la nostra missione. Poi sarà il politico che deciderà se in questo paese, in questo mondo è una priorità. In termini di qualità di vita il discorso è diverso, perché la qualità di vita è difficilissima da misurare, nel senso che è vero che tutti questi trattamenti hanno spesso effetti collaterali, è vero che avremo davanti a noi parecchi nuovi farmaci simili, e secondo me vinceranno quelli un po' più potenti e un po' meno tossici, perché ovviamente è giusto che sia così, ma è anche vero che le aziende che hanno gli altri cercheranno comunque di essere sul mercato magari a un prezzo più conveniente, quindi anche lì c'è da discutere come affrontare questo tipo di problema. Ma parlando di qualità di vita, lei deve considerare che ci sono malati che percepiscono relativamente il problema degli effetti collaterali purché possono ricevere una cura, e ci sono malati che invece percepiscono molto male il fatto di dover vivere, di avere la sensazione, la consapevolezza di poter vivere ancora magari un periodo limitato di tempo e di doverne sprecare parte o tutto per gestirsi anche le conseguenze della terapia. Ecco, questo è difficilissimo da quantificare, da misurare, ci sono tanti strumenti, tanta gente dedicata. Io ho appena pubblicato un lavoro sull'aspetto psicologico dei malati che entrano, insieme alla dottoressa Catania che mi ha aiutato, che è bravissima su questo aspetto, che entrano su questo tipo di problematica, di come si sente uno che entra in una sperimentazione. Il mio lavoro è fare sperimentazioni cliniche, si immagini, con farmaci magari usati per la prima volta nell'uomo, e c'è tanta gente che percepisce questo come un'opportunità, e c'è tanta gente che rimane delusa, perché io, che non credo che sia giusto tra virgolette gabbare le persone, non prometto mai la sperimentazione come una opportunità, ma come un'incognita che può rappresentare un'opportunità, perché è qualcosa di nuovo che può dare un risultato, ma deve essere chiaro a chi la subisce che è un impegno, perché che è qualcosa che si fa per gli altri oltre che per se stesso, e che è un'incognita, perché se no non si chiamerebbe sperimentazione. A queste condizioni si apre tutto un dibattito, e se uno conduce bene questo dibattito si crea una solidarietà molto forte, un legame molto forte tra il medico e il malato nella ricerca, e tutti e due, se fanno bene la loro parte, veramente si aiutano anche dal punto di vista emotivo.